Super tecnicamente fantastici. Subito dalla parte degli utenti salutiamo Remolino, che è stato l'utente più veloce dello scorso video. Ciao, un video visto il dramma che stiamo vivendo in tutta l'umanità, bisogna stare in quarantena, cosa si fa in casa, i consigli tecnologici per le attività casalinghe a livello di tecnologia e non solo. Quindi cercherò di darvi un vademecum di tutte le attività e di tutte le cose che si possono fare in casa a livello di tecnologia, come organizzarci, come approfittare di questo tempo per migliorare e per programmare cose che non si ha mai tempo, magari quando si lavora, durante la normalità della vita, e quindi anche qualcosa di extra tecnologico e in base anche alla tipologia di casa che avete. Quindi una cosa un po' leggera per portare un po' di allegria in questo momento non drammatico, forse il più buio dell'umanità da quando esiste, forse, non lo so, non so neanche io come dirlo. E prima di partire col video mi soffermo proprio 2 secondi, voglio portare leggerezza, però volevo dire, siccome muore una persona ogni quarto d'ora, ogni 30 minuti, è una tragedia immane, è una pandemia che non sappiamo quanto durerà, magari durerà anche anni, se mai ne usciremo, se mai si troverà una cura. Spero non dobbiamo convivere per sempre con questo, o debellarlo in qualche modo noi, o conviverci con questo virus. Volevo spendere questi 5 secondi per tutte queste vittime e dire solo una cosa. Andremo a zero, l'Italia si azzererà, però noi dobbiamo ricostruire in futuro, non so quando, un anno, due, tre, non lo so, 20, non lo so, un'Italia migliore per loro, per tutte le persone che stanno venendo a mancare nel mondo, soprattutto nel nostro paese, almeno dedicare una promessa, ricostruire da zero, perché a zero siamo, a zero andremo, un'Italia migliore. 5 secondi per ricordarli tutte queste vittime che ci sono state già ad oggi. Bene, andiamo avanti con il video. Mi sembrava doveroso fare una parentesi perché è una questione di umanità. E allora, i consigli, perché si è in casa, si è tutti fermi e di conseguenza dici, ah, siamo fermi, quindi non sappiamo cosa fare, e mi annoio, e poi ti viene la fissa di voler uscire di casa, allora non sai come fare. Allora, innanzitutto io direi la prima attività, quella più semplice, diciamo, dal punto di vista del pensiero, è l'utilizzare al meglio questo tempo per organizzare la linea fisso mobile di casa. Cioè, non avete mai il tempo, magari durante l'anno, di andare a cercare la tariffa giusta, l'operatore giusto, e scelgo la fissa e scelgo la mobile. In questo momento, siccome è online, le vendite funzionano, tra virgolette, le cose arrivano a casa, anche se con un po' di difficoltà, si possono ordinare le SIM, si può andare a guardare qual è l'operatore migliore da scegliere, la tariffa, come mi compongo la linea mobile per casa, avendola quasi illimitata con più SIM, oppure scelgo un operatore con la linea illimitata che mi costa un po' di più, scelgo la linea fissa, ho il tempo di guardare, metto lì 2 ore anche al giorno a guardare e cercare di programmare quale tariffa internet illimitata mobile oppure la linea fissa voglio fare. Avete tutto il tempo, quindi mettetevi lì e in base ai miei video, ovviamente, come priorità, in base alle vostre idee, programmate tutto con calma, che poi sì, è vero, lavorate, arrivate a casa sera, uscite la tariffa, aspetta, faccio questo, però è tutto affrettato. Invece adesso avete il tempo di stare lì a organizzare, finalmente scegliere le tariffe giuste e comporvi la linea giusta e illimitata. Seconda, diciamo, attività tecnologica tra le preferite, rispolverare l'utilizzo del portatile, del PC portatile, no? Le operazioni da desktop, che magari si usa sempre il mobile, lo smartphone, il tablet, il phablet, adesso i pieghevoli, no? Le vie di mezzo, ma il bel Mac o il bel Windows, insomma, il bel portatile che ci può fare tantissime operazioni, anche versione desktop, insomma, più complete. Ecco, rispolverare, ma più che rispolverare, utilizzare di più. Magari usate 1 ora il portatile, 8 ore lo smartphone, adesso che siete a casa potete utilizzare 4 ore il portatile e 4 ore lo smartphone. Forse sono troppe ore, 1 ora lo smartphone e 2 ore il portatile, le altre 5 fate altro, che non c'è solo il computer o il telefono. Però siccome sei in casa, siamo nell'era della tecnologia avanzata, avete l'opportunità di sfruttare al meglio tutti i dispositivi tecnologici che usate meno in casa quando lavorate, avete una vita normale. Ecco, questo può essere già una bella iniezione. Terza
Attività che vi consiglio, che se magari non vi è venuta in mente, questa sicuramente già la fate, la PlayStation, cioè i videogames. Come non citare i videogames? Cioè lì c'è l'imbarazzo della scelta in due con la vostra famiglia, insomma nel vostro arco familiare. Online potete, senza rischiare appunto di contagiare nessuno, connettervi a giocare online con chiunque, con gli sparatutto, con i giochi sportivi, insomma veramente il mondo a disposizione per connettersi, e oppure localmente con le persone, col papà, con la mamma, col fratello, con la sorella, giocare i doppi, diciamo i classici doppi, in famiglia. Quindi il games sicuramente è un intrattenimento importante in un momento così. Quarta cosa, che è una delle primarie, l'attività fisica. Ecco, ho riscontrato in questi giorni, ma devo far sport, vanno tutti a correre, c'è sta polemica. Adesso i runner sono presi, sono un runner, uno sportivo agonista da anni, quindi sarei preso di mira se esco a correre. Allora, al di là di tutte le polemiche, io non entro nel merito, non voglio prendere posizione per non influenzare a destra e a sinistra il discorso. Bisogna stare a casa, la legge dice questo, il decreto dice questo, allora ci dobbiamo organizzare per fare attività fisica in casa. Allora, io che faccio parecchio sport, mi sono fatto il circuito da runner nel mio giardino, un'area di tanti metri quadri esterna, quindi mi sono creato un percorso, pensate, riesco a fare dai 5 agli 8 km nel giardino di casa mia senza problemi, un'ora di corsa, anche a fasi alternate, ripetute, insomma, cose che faccio quando sono all'esterno. Non dico di avere gli stessi risultati esterni, però 6 km, 7, 8, magari fuori ne faccio anche 14, in casa riesco a farne comunque 8, 9. Vuol dire che posso mantenere in un mese il 70-80% del ritmo di allenamenti che ho all'esterno, non uguale, il 70% però degli allenamenti con l'esterno, che è una buonissima base. Intanto in questo momento le attività agonistiche sono ferme, quindi che tu giochi in una squadra di calcio a livello agonistico, cioè ti alleni a casa tua, tanto non puoi giocare. Questo, ragazzi, non è un anno di sport. Questo non è un anno di sport. Verranno annullati i campionati di calcio, verranno annullato tutto, le Olimpiadi, tutto, le Europee sono state le coppe, non verranno assegnati i titoli. Si riprenderà forse anche nel 2021 con uno sport, visto poi tutti i calendari. Non bisogna neanche parlare, non è un anno di sport, è un anno di altre cose. Saranno anni di altre cose. Quindi a me sentire riprendo gli allenamenti, le squadre, dico, ma che cos'è? Ma non scherziamo neanche, non è un anno di sport, quindi tutto annullato, non, la gente non ha neanche la testa di volersi mettere lì a vedere una cosa sportiva in questo momento, bisogna pensare, bisogna impiegare le energie fisiche e mentali per altro, per aiutare, per superare certe cose, la gente in casa magari ha anche dei problemi di solitudine, ecco, poi parliamo anche di questo, eccetera, eccetera, di non poter uscire, insomma, è un anno che non è un anno di sport, uno sport agonistico, dico delle competizioni da vedere, ma è un anno di sport che continua per noi in casa nostra, ci possiamo allenare, poi non abbiamo bisogno di standard perché appunto non continuando attività agonistiche possiamo tenere un 70% di allenamento anche in casa. Ovviamente non tutti hanno lo spazio che ho all'esterno per farsi il percorso e tenere una forma simile, ma però io prendo l'esempio più banale, l'appartamento di 60 metri quadri. Beh, possiamo fare il salto con la corda, possiamo fare esercizi di ginnastica, lo stepper, comprare un tapirulan. Stanno andando a ruba su Amazon i tapirulan in una maniera incredibile, di tutti i prezzi, oramai è un business dichiarato. Intanto il tapirulan lo usi adesso, lo userai sempre, e hai imparato anche che puoi fare sport in casa e non solo all'aperto, quindi ti usi il tapirulan in casa, quindi puoi fare questo, puoi mettere anche una scopa per terra e saltare da una parte all'altra e fare esercizi anche di salto. Quindi anche chi ha metrature più piccole può prendere un tappeto, correre, fare esercizi e continuare la sua attività. Magari non è come avere il giardino con me, però può comunque continuare a tenere un 50-60, un 50% della sua forma. E non è poco, insomma, bisogna organizzarsi. Quindi la quarta attività, lo sport, la ginnastica libera anche la mente, quindi importantissimo lo sport anche da questo punto di vista. Quinta cosa che mi sento di consigliarvi, beh, lo streaming e l'intrattenimento, Netflix, Infinity, insomma, tutti i servizi di streaming per le serie TV, i film, il cinema a casa, insomma, il cinema piano piano, poi dopo quello che sta succedendo chiuderà, mi sa, definitivamente. Avevo già annunciato che il cinema ormai era in declino, ormai il cinema è in casa, le prime visioni che vengono annunciate da Netflix non escono neanche al cinema, le serie TV esclusive, insomma, un mondo, la connessione internet quindi rientra anche in questo, un mondo di intrattenimento per goderci i film con la famiglia, che
insomma, per rimanere nell'intrattenimento globale. Quindi anche questo può aiutarci. Un'altra cosa, leggere i libri, leggete ebook, scaricate in formato digitale, leggete, ma anche il libro di carta, ma i classici libri tradizionali che sono bellissimi. Mettersi a leggere è cultura, mettersi a leggere è una cosa importante, fa passare il tempo, impegna la mente. Quindi leggere anche l'ebook, qui vede, rientra nella tecnologia comunque del nostro argomento del video. Potete leggere anche finalmente i vostri libri in formato digitale, ve li scaricate, costano pochissimo, alcuni sono addirittura gratuiti, ve li vedete direttamente sul tablet, sullo smartphone, sul desktop e vi potete leggere anche i vostri amati libri. Oppure fate attività manuali, e chi per le donne cucire, chi cucinare, insomma, cosa che impegna, lo so che è difficile per tanti. Ecco, queste sono un po' tutte le attività, tra virgolette, tecnologie, qualcosa anche di extra che possono aiutarvi ad andare meglio e a resistere in casa. Un'altra cosa che mi sento di consigliare è la musica è importantissima. Aprite tutte le vostre casse Bluetooth di casa, musica alta, dance, italiana, leggera, vi apre la mente, dà allegria, dà euforia. Secondo me la musica è molto importante, anche la musica ascoltatela tanto perché aiuta, soprattutto per chi è, poi un consiglio per chi è singolo e da solo, magari in un momento così, magari quando nella vita normale non si sente solo, la malattia o paura la prendono, cioè si possono crearsi dei problemi seri anche a livello psicologico, perché ci sono già delle notizie un po' particolari di gente che è depressa, si uccide qua, cioè capite, sono cose, è un momento molto drammatico, quindi aiutarsi con la musica e con un cane da compagnia, animali, gli animali aiutano, uno vive da solo, all'animale, al cane, può fargli fare la cacchina fuori lì dalla porta di casa un attimino che non succede niente, senza andare a far chilometro, oppure comunque l'animale in casa ti fa compagnia, la musica ti aiuta, se sei solo telefonate, fate videochiamate, le mette in contatto con i parenti, gli animali da compagnia in casa e tanta musica anche per chi vive da solo, che comunque uno che lo fa per scelta è forte caratterialmente, probabilmente è già abituato a stare solo, però in un momento così può avere qualche difficoltà. Io ho detto tutto. Ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video che continuano e vi mando un bacio e un abbraccio globale a tutti quanti in qualsiasi situazione voi siate. Io sono con i super tecnicamente fantastici che siete sempre e solamente voi. Like, campanellina, iscrizioni e venite sempre qua che siamo una famiglia che continua bene. Ciao e grazie come sempre.